Ciao belli miei, benvenuti in questo nuovo video di Clash Mini. Come promesso nel video scorso, nel quale vi ho parlato e ho trattato l'argomento del lancio globale nel modo più dettagliato possibile, con le notizie più aggiornate attualmente, quindi vi consiglio di andarlo a recuperare. Se vi chiedete dove potete trovarlo, molto semplice, vi basta schiacciare sopra questa i e trovate la playlist con tutti i video che ho fatto dall'inizio, quindi dall'8 novembre del 2021 a questa parte su questo game, quindi trovate tutto lì sopra, nessun tipo di problema. Vi ho già parlato che abbiamo fatto un anno di gioco, un anno di nuovo gameplay, un anno di tante tante soddisfazioni per la Supercell, e che ha portato la Supercell a prendere delle decisioni. Decisioni che, come vi ho detto nel video precedente, possono diciamo coinfluire in un lancio globale o in un soft launch. Vedremo il 15 novembre cosa ci aspetta con l'aggiornamento più grande, così hanno detto i community manager di Clash Mini. Oggi però il game si fa diverso, quindi vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare like per nuovi video come questo. Ci trasferiamo subito all'interno del mio profilo di Clash Mini, che come vedete siamo al quinto giorno di fila con l'accesso e quindi tre maghetti gratis per noi. Abbiamo anche un sacco in realtà di cose da andare a fare e quindi grandissimo box opening per voi. Grandissimo box opening, perché abbiamo veramente tante tante cose da andare a prendere. Prima però ci facciamo comunque una partita, la classica partita che facciamo ogni giorno. Io la faccio sempre, almeno personalmente, ogni giorno entro e qualche partitella me la faccio. Quindi vi faccio vedere un attimo come funziona per le partite. Semplicemente abbiamo anche da potenziare, a proposito abbiamo trovato, per coloro che non lo sanno, il nuovo eroe, che è questo qua, che si chiama Wave Master. Ho trovato anche il l'ottavo eroe, perché in realtà sono 8. Manca soltanto più da sbloccare al diamante 3 il Fisherman, ma andremo a sbloccarlo poi più avanti. Andiamo a schiacciare comunque Duel e andiamo subito dentro il game. Non mi avete ancora consigliato dei deck decenti con i quali giocare, quindi continuo con questa schifezza che attualmente sto andando ad utilizzare, per quanto possa essere considerata poi effettivamente una schifezza, e non lo so, magari poi alla fine è anche forte, ecco. Vediamo un attimo subito cosa ne viene fuori. Allora, io devo dire che questo arcerozzo fa il suo da dietro. Il problema principale sta nel fatto che lo scheletro gigante fa abbastanza male. Come fa abbastanza male la Countess. Io vi devo dire che quando trovo la Countess contro, nutro delle difficoltà, come si vede in questo caso. È vero anche che era la prima manche, quindi non avevo neanche il mazzo girato come volevo io. Adesso cerchiamo naturalmente di migliorare alcuni aspetti, come ad esempio andare a posizionare subito la guaritrice. Farei un posizionamento di questo genere per quanto mi riguarda, almeno questa è la mia idea principale. Mi ricordo che chi mette la truppa sopra la conchiglia, questa truppa viene spawnata e lanciata nel campo successivo, io cosa che non faccio mai. In questo caso comunque GG per l'aver azzeccato, almeno in parte sicuramente, l'utilizzo del Goblin Lanciere da quella parte che ci sta alla grande. Barbari Sceltozzi e vanno giù tranquilli. E qua vedete subito come cambia la solfa, cambia la sostanza ed diventa già un 1-1. Un 1-1 diverso, un 1-1 che adesso si potrebbe benissimo irriflettere e cambiare andando in svantaggio nostro. Ma adesso cerchiamo di capire come gestire la situazione. Io rifarei la stessa mossa, quindi ripartirei in questa maniera qua. L'unico cambiamento che farei potrebbe essere una cosa del genere. Non so se lui ci arriva effettivamente, che ha senso farlo. Ed effettivamente qua il Pekka si è preso una grande hit. La guaritrice fa comunque le sue curettine, quindi c'è da dire che anche quello fa le sue curettine, bella così. Attenzione soltanto alla Valchiria, che non deve far troppi danni. Non far troppi danni, ti prego, fai giusto Fantasma Royale, che se no son cavoli. Mannaggia la miseria questa Countess, falla giù ti prego, non ci posso credere. Godo perché si sta per ricurare e prendiamo comunque il 2-1. Quindi bella per noi che riusciamo a prenderci il 2-1. Adesso goblincino da questa parte di qua. Andrei a potenziare l'arcerozzo, però andando a metterlo naturalmente di qua. E quasi quasi un upgrade che ci sta potrebbe essere una roba del genere. Vado comunque a skippare, ancora un altro skip. Vi ricordo che c'è soltanto questo. Quindi sì, potrebbe essere una cosa del genere da fare. Guardiamo se ho azzeccato. No, ho sbagliato il goblin, che è quello più importante in realtà.
E quindi vediamo un attimo che ne esce fuori. Sono un attimo titubante perché non la vedo molto bene. Non la vedo per niente bene in realtà, perché il mini pecca mi fa fuori quell'altro e l'arciere fa fuori quell'altro. Quindi 2-2. Abbiamo finito anche le nostre truppe. Qua sicuramente ha fatto molto il fatto che ho sbagliato il deploy. Ma adesso vi faccio vedere una cosettina. Io andrei, sincero, a fare una cosa del genere. Una cosetta del genere. Non ne sono per niente sicuro del funzionamento che potrebbe avere una roba del genere. Vediamo subito. Allora, il Goblin spero che prenda almeno una truppa. Esattamente, la prende. Va benissimo così. Va alla grande in realtà. E adesso il problema principale sta nel fatto che qua comunque la perdo. La perdo perché lui ha molte più truppe di me. È un deck sbilanciato. Probabilmente devo cambiare qualche cosa nel gestire l'Elisir. Nonostante questo, prendiamoci la sconfitta. Tanto le coppe che ci tolgono sono veramente poche. Non è un grande problema. Andiamo a fare però il box opening, che è quello che interessa a voi. Abbiamo 5 missioni che abbiamo sbloccato. Sono 5 missioni stagionali. 5 missioncine che andiamo naturalmente a prendere abbastanza velocemente. Vedete come ci viene dato il pecca. Ci vengono date un po' di stelline che servono. Servono per migliorare i deck. Vedete qua ci danno ad esempio 10 di quest'altro di qua. Insomma, vanno abbastanza veloci per quanto mi riguarda. Almeno io mi trovo abbastanza bene. Play due matches, queste robe qua si tolgono abbastanza. Fatemi fare soltanto così, che così almeno non ci sono problemi di questo genere. Dobbiamo fare 200 danni ai nemici, che li abbiamo già fatti. Quindi possiamo prenderci anche quest'altro di qua. E vedete che ci viene dato in realtà l'ultima truppa, ossia Swordsman. Quindi abbiamo effettivamente completato la collezione dei mini da noi che potevamo raccogliere. Effettivamente è finita. E ora sono soltanto cose che possiamo acquistare in più. Quindi abbiamo un sacco di robette nuove, perché vedete comunque abbiamo delle varie tipologie di cesta, alcune che contengono degli eroi, altre solo monete. Insomma, molte molte cosette. L'importante sono le stelline. Le stelline servono perché, mannaggia ragazzi, si servono. Vedete che comunque anche il livello del profilo sale, e questo è sicuramente una cosa positiva. Questo è stato in realtà tutto il nostro box opening che potevamo fare. L'unica cosa che possiamo ancora fare è l'earn 1000 di gold, che possiamo naturalmente andare a prendere qualche stellina anche noi. Abbiamo raggiunto il livello 16, abbiamo raggiunto anche il livello 11 del pass. Quindi lo andiamo un attimo a sbloccare con due bauloncini con il simbolino della corona. Livello 16 raggiunto, un sacco di monete, un sacco di gemme, un sacco di crystal coin e tanta tanta roba. Il prossimo video tratterà probabilmente quello del percorso da fare. Io vi chiedo naturalmente un like, di iscrivervi al canale, attivare la campanella se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo tutti gli appuntamenti, come al solito sono abbastanza semplici da ricordare. Ore 14 qua tutti i giorni con un nuovo video. E poi il video shorts esce in realtà un po' più tardi, verso le 18 all'incirca. Comunque questo tutti i giorni. La live invece potrebbe sostituire il video shorts delle 18. Il video shorts poi posticipare più in avanti. Grazie mille per la visione, belli miei. A domani!